E non, ben tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra 100 Baby Challenge. Siamo tornati, ragazzi, in casa di Charlotte che um, sta aiutando sua figlia Karen a fare i compiti e io volevo mostrarvi questa cosa qui. Notare la nostra Erin, so che avete apprezzato ragazzi il suo cambio look, e ciò mi rende veramente ma veramente felice, però c'è una novità pazzesca ragazzi, che la nostra, vi mostro subito, ha la responsabilità a palla e è una studentessa del liceo da 10, quindi può passare d'età e diventare giovane adulta, per oggi noi la mandiamo comunque a scuola ragazzi perché perché la nostra ha un obiettivo deve trovare una moglie o un marito per portare avanti questo step dell'aspirazione della nostra charlotte sarà ovviamente ragazzi un matrimonio lampo cioè è fatto esclusivamente per l'aspirazione quindi non mi metterò ragazzi a organizzare un matrimonio però tesoro, cambiamo la sta aspirazione perché non ha senso eh, a caso proprio. Che okay, è uscito, motoria, perfetto, ciao. Perché non ha veramente senso, ragazzi. E, e quindi sì, hanno tutti un'aspirazione discreta? Sì, ok. Dicevo, eh, quindi in questo episodio io vorrei lavorare anche su questo perché poi obiettivamente, ragazzi, fino a che non sbologno eh, Erin. C'è sempre questo posticino in casa che è occupato, quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sperando che sia un pargolo solo, saremmo a 7. Quindi dobbiamo far trasferire molto rapidamente uh, un giovane adulto, lo facciamo sposare con Erin, tanti saluti via entrambi. Quindi detto proprio in modo crudo e crudo, mettiamola così. Per ora i nostri quindi andranno a scuola, fatto al 50%, nonostante elementari da 8, le abilità ci sono, quindi qualora mi facesse la grazia di, ecco vedete, poi dobbiamo lavorare assolutamente sui valori caratteriali, di arrivare a 10, proprio ragazzi sarei mh, molto felice. Abbiamo Karen invece, ragazzi, che dal punto di vista dei valori caratteriali sta una favola, deve esclusivamente, ecco come la qui, ragazzi, ma ci riuscirà. Ci riuscirà, deve arrivare a 10. Intanto arriviamo all'8 però. E poi c'è la piccolina, ragazzi, che ci tengo a mostrare. È tutto a livello 3. Quindi la patatosa può, ovviamente, questo, ragazzi, è impensabile farlo adesso. Quindi la nostra può passare d'età. Perciò, mentre i pargoletti se ne andranno a scuola, parla un po' con tua madre, tesoro, magari, rallegrala. Ah, io ho installato ragazzi l'MC Command Center, proprio perché, eh, come vi avevo detto, okay. mh, vorrei un po' più di autonomia per i figli di Charlotte, eh, con cui io non pensabile ragazzi possa continuare a giocare. Primo perché altrimenti non termineremo mai questa challenge, secondo perché comunque sono veramente tanti ragazzi, quindi star dietro a tutti è estremamente complesso. Patata tu puoi rilassarti per ora, vieni qui. Uh, amichevole Abbraccia affettuosamente la mamma Che c'è tesoro? Dai che stai meglio di me E quindi tutti i pargoli vanno a scuola Tesoro vai 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 Per te sarà superflua la cosa però Io vorrei trovare qualcuno di decente per lei eh ragazze Quindi non è che veramente ora è il primo che passa Anche perché Erin... Ecco, e manca anche il poker con di Teodor, che bello, stringe amicizie. Dicevo anche perché Erin è una bella semina, ragazzi. Quindi, sinceramente, di darla in pasto al primo venuto non, non ci penso proprio. Andiamo a soffiare sulle candeline la piccola Megan, che vi ricordo: ha raggiunto il livello 3 in tutte le abilità. Quindi, può passare d'età con anticipo, perché altrimenti passerebbe d'età fra due giorni. Vai. Tesoro, chi è che ti chiama? Chi è chi è? Col, ho oh, saputo che c'è un personaggio famoso. No, tesoro. Guarda, qui stiamo festeggiando l'ennesimo compleanno, veramente non, non abbiamo tempo. Oh, eccole qui, mamma e figlia ragazzi. Che meraviglia! E tanti auguri anche alla piccola Megan, quindi togliamo perché, tanto sei incinta. Non puoi forza. Come sei cresciuta? <coughs> Oh, Dio! Sembra carinissima! Aspettate! Ma è carinissima! Patata! Eh, Megan, tu farai strage di cuori, secondo me. Sì, sì. I ragazzi sono tornati da scuola. Kevin, voto 10. Karen, voto 8. Ed Erin, vabbè, non scende sotto il 10. Quindi, patato! Sei da 10! Complimenti, io pensavo dovesse raggiungere l'8 ragazzi, no, invece è da 10. Quindi puoi passare d'età e diventare un adolescente perché vi ricordo che quando sono bambini basta semplicemente che abbiano il 10 a scuola, mentre quando sono adolescenti per diventare giovani adulti devono non solo avere il 10 a scuola ma anche avere un valore caratteriale a palla, quindi con la stellina intorno, come per esempio ecco in questo caso qui. Vedete? Quelli in due possono passare d'età, ma che meraviglia! Allora, intanto vi informo su un'altra cosa, ragazzi. La nostra, io le avevo messo stringe amicizie a scuola. Senti tesoro, tu fai una cosa nel frattempo. Eh, prepara una torta che servirà a cucina. E dicevo, eh, le avevo dato quell'opzione lì, ragazzi. Facciamo una torta... Variamo, dai, facciamo una torta, una torta diversa. Coriandoli blu. E mh, appunto stava stringendo amicizie. Chiacchiera con Marco, non so chi sia, ma vabbè. E la nostra ha conosciuto una simmina che mi sembra interessante. Mi sembra si chiamasse Elena, sembra una simmina molto carina, ragazzi. Elena Dodaro. Quindi la nostra. La inviterà nell'otto attuale. Senti, Maurizio, stai vivendo una nuova la gioventù la con questi orecchini? Ma che ci fai? Vabbè. Vabbè, ragazzi, non ho parole. Arriverà molto presto perché noi dobbiamo lavorare proprio su questo aspetto qui. La nostra, ormai, uh, vediamo se com'è questa Elena, ragazzi. Perché mi sembrava molto ma molto carina. Ora, a parte il look, decisamente mh, da migliorare, anzi, proprio da da abbattere a livello di look, però ragazzi invita ad entrare, <coughs> sembra veramente tanto ma tanto carina, vediamo se riesco a inquadrarti e stai ferma un minuto però tesoro mio, guardatela è proprio carina, io l'ho vista proprio dal riquadro, me ne sono innamorata appena l'ho vista, quindi impariamo a conoscerla ragazzi, condividi delle idee, il primo ragazzi a passare d'età quindi esprimerà un desiderio. Lei è pure non flirtante, ma che meraviglia. Se già due difetti su due, tesoro. È una gioia proprio. Fermi. Vai qui. E quindi, ragazzi, mamma mia, anche Kevin sta per crescere. Vai, patato, pensaci bene. Eh. Vai, Sofia. Oh, una bella canzone di tanti auguri a te. Brava tesoro! Ma che meraviglia! Ok. Fatemi vedere Kevin. È un po' cicciottoso, però è tenero, ragazzi. Mi piace anche così, un po' un po orsetto. Le spalle, dai, non sono poi tanto spallucce. E poi sì, oh ragazzi, cioè non è che questa può mettere al mondo solo figli che sono praticamente modelli, cioè ci sta. Avere anche un figlio un po' in carne mi pare anche giusto, non sarebbe credibile. Quindi, caro mio, che c'è? Si, sì, perfido, ma perché vuoi essere perfido? Iniziamo bene! Iniziamo bene! Che cosa c'è qua? Atleta, beh, però, vedete, vuole diventare un atleta, ragazzi, quindi dai, e paranoico, che è una gioia, e perfido, proprio un bijou. Praticamente ragazzi, è un, proprio il un ritratto della felicità sto, sto ragazzo. Bene, deve conseguire il livello 3 di un'abilità e noi sappiamo già verso quale abilità comunque direzionarlo. Ah, che bello! Questa è la nuova ragazzi, nuova aspirazione. Impara a conoscere il coinquilino, prendi qualcosa da mangiare, interagisci con l'oggetto divertente e vai a dormire tutta la notte. Ma fammela vedere bene perché ragazzi non ho ancora visto sta aspirazione, ma qual è? Mm. Vediamo, io non capisco. Non è amico degli animali. Devo vedere. È atletica. Scusate, no. Atletica. Culturista. Non è culturista. È una cosa nuova, ragazzi. Perché io non me la trovo. Uh. Famiglia di sicuro non è. Cibo non è. Ricchezza non è. Non lo so, ragazzi. Mistero di Strangerville. No, non è quello. Non lo so, ragazzi. Veramente giuro. Non lo so. Atleta. Ambientamento l'aspirazione aiuterà a guidare i progressi del sim oltre a fruttare i punti di soddisfazione da spendere in premi tratto primo carrierista i sim carrieristi ricevono un bonus di stipendio iniziale inoltre guadagnano la promozione e le migliorano le abilità più rapidamente ragazzi vi giuro non so che cappero sia se qualcuno di voi lo sa eh, insomma me lo, lo faccia sapere però nel frattempo immaginiamo che sia no, una cosa riguardante l'atletica il nostro potrebbe venire qui a fare un allenamento energico energetico, ragazzi non mi ricordo era energico, sì. Anche perché energetico non aveva avuto molto senso. Quindi sì. Cerchiamo di fare amicizia, chiedi della carriera, con questa ragazza. Racconta storia sensazionale. Parlotta della cotta. Ma sai, c'è una ragazza, qualcuno che mi piace, sta dicendo lei. Ma davvero? E com'è la musica? Lui lo sa? Perché dai per scontato che sia un lui? E inizia magari un po' a... Fai un discorso esortativo, dai. Sai, a volte la mia vita mi sembra come di vivere nell'immondizia, ma no, ma non dire così, su ottimismo nella vita. Secondo me bisogna essere sempre ottimisti. Ma sì, sai, mi dai un grande... Una grande carica, ma sì, via la maschera del pessimismo per far spazio alla felicità. Ovviamente, ragazzi, io le cambierò i tratti a staporaccia perché... Le lascerò un tratto negativo di quelli che ha adesso. Quindi avevamo detto non flirtante. E magari ecco le lascerò tipo il pessimismo, queste cose qua. Però poi le darò un tratto anche positivo perché altrimenti, ragazzi, la nostra poveraccia si butta di sotto qua. Condividi delle idee. Discuti dei giochi più recenti, dai. racconta una storia coinvolgente va invisib invisibile per il diventare grande sì non è andata, non è andata bene eh, lo so non tutto va bene sempre uh, vediamo un po' esprime ammirazione poi vediamo mostra approvazione e direi che visto. Io volevo farle diventare amiche. Quindi. Magari possiamo. No, l'anidride della vita è ingiusta, tesoro, ma anche no. Magari. Uh, Sfoggia il selfie. Uh -huh. E potrebbe. Magari io me la spettegola un po', io me la immagino, magari Elena leggermente più grande della nostra Erin, quindi magari la nostra potrebbe chiedere del fichi fichi. Senti, volevo chiederti: ma tu sei, insomma, ne sai qualcosa? Io non sono molto pratica. Beh, ti dirò nemmeno io, <ride> a dire il vero. Eh, vabbè, ok. Chiedi di passare del tempo assieme, sai, il romanticismo è una cosa nuova per me. Beh, figurati io che. anzi, non la abbracciare però tesoro perché. magari essendo non flirtante la vedo difficile. Fai una cosa però, forma un gruppo. con la nostra azione, forma un gruppo. con Elena appunto. e magari mangiate insieme qualcosa, no? Perché io, ragazzi, vorrei pa farle, passa farle passare entrambe d'età. E togliermele, quindi di conseguenza, perdonatemi, ma dal pero il più veloce della luce nel tempo, proprio più un lampo. Prendi una porzione insieme, vai Patata. Tu sei stanca, quindi vieni qui, prendi una porzione, te come sta andando? Vai in bagno. Guarda perché, no, il bagno no, volevo farti fare una doccia. Scusami, fatti una doccia riflessiva e poi vieni a mangiare del pesce. Magari Charlotte, tu non stare in mezzo al pero, dai. No, con i compiti, lascia fare tesoro, lascia fare, vai a, vai a, a dipingere, guarda, vai, vai a dipingere. La nostra in compagnia non è sola, quindi... Madonna tesoro, <coughs> scusate. Ti stai veramente ingozzando, quindi discuti dei sapori del cibo cibola, ti piace? L'ha preparato mia madre, lei è una qua che eccellente, guardate come si avvicina, lei è una qua che eccellente. Parlare con te, sai, è veramente molto piacevole, Elena. Che dici, va bene, di sale, vuoi un po' più di sale? Non lo so. E lei no, no, direi che è perfetto. Condividi delle idee. Solo questo film, sai, non è molto carino. Ma dai, io sono una ragazza di mondo e devo dirti la verità, guardo un po' tutto. Non ho un genere preferito. Bene, ok, lei, ma sai, io invece... Non amo molto parlare durante il film. Beh, tesoro, non romperle pere, voglio dire, su. Discuti dei giochi più recenti, magari facciamo... Lasciamole un po' sole, patata. Mettiti... Seduta qui, dai, anche tuo fratello eviterà di rompere le pere e sederà lì Il perfidone della situazione ragazzi Te ne vuoi andare? Grazie, molto bella come cosa, tu no eh, tu hai deciso che devi stare qua, ok va bene Iniziamo con qualche interazione romantica Vorrei provare ragazzi, quindi chiedere se è single Però, tesoro, lo sai che nel frattempo puoi guardare, vero? Guarda il film attuale insieme. Tu! Il tuo ragazzo non si farà problemi se... Insomma, sei stata qui tutto il giorno con me. Ma no, guarda, io non ho una relazione. E lei... Ma davvero? Sì, sai, non... No, non... E poi complimentati per l'aspetto. Non hai quindi nessuno che ti tiene per mano nella vita? No, per carità, guarda, non fa tanto per me, eccola lì. Ragazzi, però è energica, eh? No, tesoro, non va proprio bene, non vuole. beh, non flirtante, ragazzi, non sarà facile. Allora, ragazzi, il travaglio è iniziato e visto che siamo nel giorno del compleanno ehm, del nostro Teodor, che per le regole della challenge non siamo obbligati a ad aspettare che passi d'età da solo perché vi ricordo che i neonati po possiamo farli passare d'età quando vogliamo direi che la nostra lo farà passare d'età per poi partorire eh, direi che è il caso mentre lei sta messa così ragazzi cioè fra ste due è difficile proprio ogni cosa sono diventate buone amiche Ora lei proverà a flirtare perché pare che le due, gli ultimi due flirt li abbia accettati, vedete, è molto flirtante. Prova anche una battuta di abbordaggio, tesoro, perché veramente un passo, facciamo un passo avanti e dieci indietro con questa semina. Però ora sembra, ora che la nostra sta apprendendo morendo, sembra, no, come dire... Romantico, prova a mandarle un bacio, tesoro, dai, lo so che sei sfatta, ma... Pure lei deve andare in bagno, no? Ok, allora per ora lasciamo perdere, Madonna. Ma chi è che è acceso qua? Fermi tutti. Spegni, vattene in bagno così poi andiamo a guardare, fate anche una doccia, e poi svieni nel letto, tesoro, perché direi che è il caso. E guardiamo il patatoso qui, Theodore. Oh mamma, ragazzi! Ma è un altro ritratto di Charlotte. Un po' è cresciuto triste ragazzi, beh ci credo con una madre nel piano del travaglio forse chiunque crescerebbe triste, no patatora ti facciamo mangiare non ti preoccupare, tiriamo fuori un uh, qualcosa che c'è qua, salti in bocca di pollo, sono discreti vai puoi ancora mangiare qualcosa, vai perché tua madre, lei ragazzi mi auguro arriverà almeno in bagno, perché lei deve partorire ragazzi. E il timore che siano due ce l'ho, vi dico proprio la verità. Io intanto ho qui il quaderno con i nomi che mi suggerite. Vi ricordo ancora, ragazzi, se avete nomi da suggerire, mi raccomando, sentitevi liberissimi di, ehm, di lasciarmeli proprio tranquillamente. È nato un maschietto, ok. Allora, il nome che avrà sarà. Come suggerito da Alice Giglioli che ringrazio, sarà uh, Edward Turner. Lo sapevo che erano due no, Charlotte. Come è potuto? Infatti, ragazzi, l'avevo notato perché non mi usciva a chiedere di convivere, cioè, questa donna deve rovinare sempre i miei piani. Non c'è un pelo da fare. Allora, dunque, uh, il prossimo nome sarà. Colin, sempre su suggerito da Alice perché a questo punto, no? Darei due nomi: Gemelli, Charlotte, di nuovo mi ha fatto. Sto scherzo: Cattiva, cattiva Charlotte, cattiva Charlotte. Guardateli, però. Dov'è l'altro? Due maschi, di nuovo due maschi poi. Quella dei neonati dov è super efficiente, ma l'altro dov'è? Dove me l'hanno messo? giù L'altra è svenuta Vabbè ovviamente E poi vai a nutrire Ragazzi Una, tra, una disfatta Una disfatta Lo so tesoro Hai ragione anche tu Sei a pezzi Fatti una doccia E vattene a dormire Io ragazzi direi Che abbiamo assistito Al compleanno di Theodore E la nostra poi ora Non può neanche rimanere Di nuovo incinta Ma porca la pera Certo, hai combinato un disastro! Bene, allora noi dobbiamo assolutamente darci da fare adesso. Con... Eh, con lui. Dov'è? Con lui, ragazzi. Deve sbolognare, andare via da questa casa, perché altrimenti la vedo veramente dura. Mamma mia, fra due ore vai a lezione, tesoro, stai messo uno schifo. Svegliati, dai. E quindi direi che con questo scherzetto... Noi possiamo fermarci qua per questo episodio, ragazzi. Non è meraviglioso? Ora la nostra Charlotte è rimasta fregata, ha detto proprio fra noi, ecco. Sono di una felicità, ragazzi, che non vi dico proprio! La gioia. Dobbiamo, se buonanotte, contare. Ora, tutte le nostre speranze sono riposte in lui, <ride> nel nostro Kevin, che deve sbrigarsi ad arrivare al livello 10 e soprattutto anche a aumentare la responsabilità. Altro che non sarà un'avventura, sarà un'avventura sì, assolutamente, ragazzi io non lo so, Guarda, guardati il trono di lama perché tua madre anche è stata una lama, io ragazzi sono sconvolta, tanto, ma proprio proprio tanto, quindi direi che ci possiamo fermare qua ragazzi se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale mettere mi piace e lasciare un commento vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber, mi raccomando andate ragazzi iscrivetevi e attivate la campanellina perché solo in questo modo ehm, vi arriverà una notifica tu prenditi un giorno di vacanza tesoro perché tanto non devi più andare a scuola eh, vi arriverà una notifica ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà eh, un contenuto nel proprio canale comunque e quindi sì, sono nati dei gemelli, fatemi sapere cosa ne pensate. Eh, ovviamente, per la nostra Erin è un po' tutto rimandato, nel senso che slitta tutto adesso, perché finché suo fratello non se ne andrà di casa, io so che voi starete pensando: ma scusami, fai trovare. No, eh, fai andare via lei e fai trovare un compa una compagna, un compagno a lui. Però, ragazzi, deve essere Erin. E ho scelto lei, quindi voglio complicarmi l'esistenza, definitivamente. E quindi sì ragazzi veramente fatemi sapere cosa ne pensate facciamo velocemente il punto della situazione e vabbè prima di chiudere perché attualmente la nostra Charlotte ragazzi sta messa così la nostra ha avuto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 figli 26 figli ragazzi di cui soltanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, solo 19 sono quelli che sono fra virgolette ufficiali perché ehm, vi ricordo che per considerare portato a termine Diciamo, l'avere avuto un figlio, il figlio deve uscire, deve diventare dove un adulto e deve andare via di casa. Quindi, attualmente sono 19 i Pargoli che hanno abbandonato casa Turner. Nel prossimo episodio ragazzi veramente mi auguro di riuscire a uh, sbolognare Kevin, così da, da far trasferire momentaneamente proprio al volo al volo la compagna di Erin, quindi Elena, e poi mandare via entrambe. Io me lo auguro, mi ha fatto questo scherzetto che non mi aspettavo, ti ringrazio tanto Charlotte, sempre la migliore, e, e quindi sì, sono rimasta parecchio sconvolta, vi dico proprio la verità. Però ragazzi, si sa com'è, no? The Sims è sempre imprevedibile. Quindi io, ragazzi, che dire, vi abbraccio forte. Vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete bene: Sul Sub Simmers. E non.